E benvenuti, eccolo lì, il nostro caro Aghi su Roblox. E salve, Aghi Waghi Robloxiano! Salve a tutti ragazzi e benvenuti a Liuk in questo nuovo video. Oggi siamo su Poppy Playtime, ma non nel gioco originale, ma su Roblox. Gioco disponibile in qualsiasi dispositivo, PC e Android. Oggi noi siamo su PC e soprattutto su Poppy Playtime. Ciao Aghi! Il primo capitolo. Siamo tornati nella fabbrica che è fatto veramente molto bene qui l'entrata, anche la grafica. E allora andiamo. A quanto pare hanno messo anche nuove stanze segrete che nel gioco originale non c'erano. Però qui la porta è bloccata. Quest'altra spero che sia aperta. No, pure è bloccata. Che devo fare? Hanno aggiunto più enigmi, quindi possiamo anche correre, anche se purtroppo la velocità è limitata. Qui la porta messa per bellezza. Da quest'altra parte serve il grab pack per aprire la porta. Qua c'è una stanza che serve il codice del trenino, la stanza di sicurezza. Ah, un'altra stanza hanno messo qua. E la porta si apre per fortuna, e finalmente. Ah, abbiamo trovato un oggetto che serve, la chiave negozio regalo. Eccola qui. Adesso possiamo entrare nella stanza dove possiamo prendere il codice del trenino. Allora ci andiamo, hanno messo pure queste sedie qui al centro, senza senso. Ma lasciamo stare. Possiamo entrare, sì. C'è qualcuno? Dei cari Boggy Bot qui messi per terra, le sue confezioni belle. Il trenino verde, rosa, giallo e rosso, il solito. Però c'è anche una botola. Magari dobbiamo entrare dato che possiamo arrampicarci. A quanto pare sì. Però ci serve qualcosa. E cosa? Magari questo? E questo non è niente. Che è? Un tubo. Ciao, i giocattoli di Aghi. Ah, abbiamo trovato una barra di corvo. Ma come? Da quando in qua il piedi porco si chiama in questo modo? Traduzione veramente fatta con il Google Traduttore, o anche peggio. Va bene, adesso qui possiamo spaccare, possiamo andare nelle condotte di aerazione. Ma manco sto accovacciato, sto camminando praticamente. Normalmente! Ai ai ai, ho distrutto mezzo mondo. Però sono in un'altra stanza. Codice di sicurezza 4591. Quindi non serve il trenino. Qui era bloccato dal legno. La porta che non si apriva prima. Allora andiamo a metterlo 4591 prima che me lo dimentico. Mentre chi ha sporcato qua con le foglie di autunno? Qualcuno dovrebbe pulire. Allora 4591 si aprirà. Speriamo. Sì. Ottimo. Mi hanno già lanciato il grab pack bello aperto. Questo non devo perdere tempo a guardare la TV. E con cui posso usarlo, guardatelo qui. Bellissimo, posso usare il grab pack su Roblox. Incredibile. Adesso apriamo anche quella porta con la scusa. Ok, così possiamo andare a trapasso qui. Guardate, ragazzi, riesco a trapassare gli oggetti senza che mi abbassi pure. Ottimo. Allora, apriti sesamo. E benvenuti, eccolo lì, il nostro caro Aghi su Roblox. Aghi Robloxiano è diventato. Dammi il 5, amichetto mio, come stai? Spero bene, tutto bello al centro ti hanno messo. E dove sono finite le altre stanze? Le hanno messe più lontane. Andiamo a prendere un po' di caffè, caffetteria. Si aprirà la porta? Ovviamente no. Qui hanno messo questo cerchio senza senso. Qua mi serve anche il grab pack rosso per andare. Qualcuno qui ha disegnato, ha nascosto la scritta. Chissà che cosa c'era scritto. La porta nera messa per bellezze. Adesso, come nel gioco originale, dobbiamo premere qui. Così si disabiliterà tutta l'elettricità e stiamo al buio. Poi il nostro Aghi è molto gentile e ci regala una chiave. Grazie mille, giocattolo bello. Per favore, stai fermo, altrimenti mi arrabbio. Adesso andiamo nella stanza power per rimettere l'elettricità. Ma quanti pannelli hanno messo? E perché ci sono quattro luci soprattutto? Non è che ci stanno quattro generatori? Ok, uno qua sta. Quindi ce ne stanno altri, questo mi state dicendo, a quanto pare sì. Quindi dobbiamo illuminare più generatori, che sono quattro, i pannelli. Allora facciamo uno, due, tre, quattro. Devo fare ancora? Ok, cinque. Ah, si è illuminato un generatore, quindi dobbiamo farne 4-5 illuminare alla volta. Così pian piano si illuminano tutti. Adesso ho capito, finalmente. Quindi facciamo ancora uno, due, due ne bastava uno, ottimo. Quello di prima ne voleva quattro, invece non si accontentava mai. La facciamo ancora. Number one, number two,
Basta, sono fregato. Non posso fare più niente, no? Perché dovevo farne un altro l'altra giornata che non ho fatto. Qui ce ne sta un altro. Vediamo come devo fare. Uno, due, tre. Sì, per fortuna. Adesso qua ci sta quest'altro generatore. E come lo illumino? E qua ho combinato un pasticcio, mi sa. Anzi, si è illuminato lo stesso, ottimo, qui si è aperto e quindi devo metterci di nuovo la mia mano, ma è diventato più complicato adesso attivare l'elettricità. Bellissimo pure qui l'effetto della luce. Ah, che luce sia, finalmente non stiamo più al buio, possiamo andare a divertirci, ma però il nostro caro Aghi Robloxiano si è svegliato. Non cambia mai abitudine, né su Poppy Playtime originale, né su Roblox. Ma dai, Aghi, sempre che devi romperci le scatole però, invece di dormire. Lasciarci in pace. Che qui hanno allungato il tragitto, hanno messo altre porte che non si aprono, sempre messe per decorazioni. Eccolo lì, Aghi, ciao! Mano allungabile che hai! Ha chiuso la porta, io ti ho visto! So che esisti! Ah, pure lo jumpscare del vapore, ma dai! Oh! Aghi! Adesso sappiamo che lui passeggia pure, Questo gioco è più inquietante dell'originale. Mamma mia, veramente. Quindi Aghi qua si trova? A quanto pare no. Dobbiamo recuperare le batterie. No, pure le batterie ci mancavano. La premiamo quella rossa. L'arancione che si trova già qui. Questo è l'enigma più brutto del gioco, anche nell'originale. Non lo sopporto mai perché non trovo mai gli oggetti che mi servono. Premiamo pure qua. Dove sarà l'altro? Vediamo un po'. Ah, già trovato, per fortuna. Abbiamo fatto veloce. Nel gioco originale ci mettevo le ore, praticamente. Adesso possiamo andare ad aprire? Per favore, sì, con le mani nostre, senza grip pack. Qua si può aprire? No. Messe solo per decorazione queste porte senza senso. Aghi, sei qui? A farci cocù? No, non ci sei. Ora mettiamo le batterie. 1, 2, 3, 4. Ora si sta spostando la teca con il grip pack rosso, però non si muove l'altro oggetto, quindi arriverà direttamente verso di noi. Vabbè, aspettiamo che arrivi. Per qui saltelliamo pure. Ah, ok, là sotto è già arrivato. Meno male che non c'è il danno da caduta. Recuperiamolo. Sì, adesso posso premere E per avere il braccio rosso. Vabbè, premiamo uno, premiamo due. E adesso apriti porta, dai, apriti che mi sento osservato. Potrebbe esserci Aghi in queste zone. E andiamo qui a fare lo scivolo gratis. Ah. Risolvere l'enigma del generatore che si trova lì. Ma datemi la mano verde che facciamo prima. Così siamo più veloci. Quello lo faremo nel capitolo 2. Adesso premiamo qua. Intersechiamo il grip pack. Però qua no, non ha funzionato. Dobbiamo intersecarlo, metterlo dentro il pannello. Perché è tutto buggato questo gioco. Se no non sarebbe un video mio. Su, intersecati, dai. Ah, finalmente abbiamo fatto. Adesso possiamo andare via. Magari. Vediamo. Mi sa di no perché ce ne sta un altro generatore. Ma dai, non vi accontentate mai. Sempre di più volete. Nel gioco originale ce ne stava solo uno. E qua ne devo fare due. Vediamo se riesco a farlo. Sì, per fortuna l'ho fatto mentre. Che è sto rumore? Perché c'è la musica di inseguimento? Chi arriva? Aghi? Ehi. Mi buttano le scatole addosso pure. Se c'è sta musica vuol dire che c'è Aghi, forse. Me ne vado via di velocità, come Flash. Sì, ce ne siamo andati via. Mi sputtano scatole addosso, ma ce ne siamo andati via almeno. E siamo nella stanza dove si costruisce il giocattolo per andare via, dove poi arriva Aghi. Quell'elettricità manca, però mi sa che i nostri amichetti sono già svegli, soprattutto quelli al centro che mi osserva con gli occhi, che adesso è diventato colorato di blu. Sono anche tante scatole. E adesso dobbiamo andare a fare anche l'enigma dei generatori di nuovo che non sopporterò mai in questi giochi di Poppy Playtime. Tutto sto buio. Non posso usare la torcia, scusate. Ah no, la torcia costa 50 Robux, 80 addirittura. E non ne ho uno. Che devo fare? Quindi niente torcia. Avviciniamoci la pedana, non voglio cascare giù a farmi la bua, per favore. Avviciniamoci pure quest'altro. Stavolta dobbiamo avere tre generatori. Ma dai. Non vi accontentate mai. Era meglio uno nel gioco originale che su Roblox. Ma qua pure le pedane devo avvicinare, mi devo portare avanti con il lavoro. Allora premiamo. Primo generatore.
Caro pannello, per favore, illuminati! Non si illumina, ma perché? Vediamo se funziona, però. Ah, funziona lo stesso, anche se prima non si illuminava. I classici bug. Perfetto. Avviciniamoci la pedana. Io non voglio cadere da questa altezza. Chissà che succede se cado, o meglio non scoprirlo, no, no. Non voglio scoprirlo. Se devo fare tutto da capo, poi. Allora, tu intersecati. E abbiamo aperto la luce numero 2, adesso l'ultimo generatore. Avviciniamoci sempre alla pedana. L'hanno messo tutti in disordine. Ah, questo si illumina invece, perché gli altri no? Un bello mistero. Abbiamo aperto tutto, quindi adesso dobbiamo tornare sotto. Meglio non tuffarmi. Avviciniamoci qua alla pedana. Corriamo magari, andiamo sotto sotto. Adesso dobbiamo costruirci un bellissimo giocattolo mentre stavo volando. Posso buttarmi? No. C'è un muro invisibile che me lo impedisce, perfetto. Devo premere le leve adesso, che devo premere con le mie mani, senza i grip pack, ottimo. Allora, leva numero 1, leva numero 2 e leva numero 3. Dove qua escono delle scatole pure, bellissimo. Belle queste scatole. Vabbè, andiamo con calma, mentre quelle due si sono incollate tra di loro. Allora, caro amichetto, con questi occhi giganti, che cosa mi farai di bello? Tu ovviamente non mi farai niente, perché gli altri tre mi fanno il giocattolo. Questo caro amichetto con i denti belli affilati, questo che mi spia è Mister Occhi Lunghini. Quindi che cosa mi fate? Sono scatole, dove siete? Che cosa vuoi fare? Manco posso entrare qui, ci sono questi muri invisibili che me lo impediscono. Non è bello così. Dall'altra parte invece non ci stanno più le pedane che trasportano le scatole, mentre qua c'è l'effetto speciale dello scanner, però non mi hanno fatto il gattino ape, no? Chi è questo? Un topo? Anzi, un coniglietto! Tutto bello triste, ma sempre triste mi dovete fare questi giocattoli. Un po' di allegria, magari, per favore. E adesso arrivano i guai. La porta si apre e salve, Aggi Waggi Robloxiano! Quanto sei bello sta musica di inseguimento fatta bene. Allora, Aggi, che fai? Ma sta pattinando, guardate come si muove. Me ne vado via che è meglio. Però che mi prende quel coso. Oh, guardatelo. Stessi movimenti che fa nel gioco originale. Qui la porta è blindata. Allora io me ne vado. Pessima scelta, no! Ce l'ho già dietro di me. Dove devo andare? Qua io mi perdo. Vabbè, andiamo dritti dritti. Di sicuro da qualche parte finiremo. Almeno lo spero. Non bloccarti, caro personaggio. Via, per favore. Come che mi acchiappa. Ah, corriamo. Dove vado? Qui, qui, via, 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 via. Aghi, aghi. Non mi avrai, caro pupazzone. Scappiamocene. Ok, dove sono? Sono caduto. Ok, qua devo usare la mano. Ok, dove sei, Aggie? Non voglio saperlo. Che ho fatto? Ah, l'ho bloccato. E quindi? Ah, si è aperto un passaggio qua. Quindi l'ho bloccata, Aggie. Ah, ottimo. E quindi è finito? Non vedo niente comunque, tutto ciecato sono. Allora siamo riusciti a scappare via, ragazzi. Non dovevamo eliminarla da Dug stavolta, dovevamo bloccarlo così scappavamo via. È meglio, anche se io preferivo eliminarlo. Qua ci sta il fiore rosso dove andremo, dove la nostra cara Poppy. Mi sa di no, invece. La fine per ora, come il gioco per capo 2. Ah, finisce così quindi? Quindi non possiamo manco andare dalla nostra cara Poppy, ma dai, no! Il gioco si chiama Floppy's Playtime comunque. E io sono questo qui. Sono Luke Geodetube, una skin veramente strana, ma lasciamo stare. Quindi ancora ci sarà la continua di questa versione di Poppy Playtime su Roblox. Dovremmo aspettare qualche altro aggiornamento. Quindi il video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per la visione. Io vi lascio i saluti. Un grande saluto a Federico Morrone, Kangura, Infernape 08. Gamer29YT e Carlo! Ciao a tutti amici! Se volete essere salutati nei prossimi video dovete commentare scrivendo la parte video che più vi è piaciuta e poi Luke salutali e ciao ciao!